Ciao amici, ben ritrovati ancora qui sul canale di Street Level Photography, sono sempre Stefano Maraschio e oggi parliamo di un prodotto che ci hanno mandato, che un'azienda ci ha mandato da testare per voi e noi siamo molto felici di farlo. A tal proposito volevo anche rivolgermi alle varie aziende che magari ci stanno guardando, ci stanno ascoltando, se vogliono mandarci i loro prodotti fotografici da testare, noi siamo felici di farlo. E tra l'altro alcuni di questi prodotti che ci stanno arrivando in questi giorni li abbiamo messi anche in palio per voi nei contest che noi organizziamo continuamente sul nostro gruppo Facebook, appunto relativo alla street photography. Ma passiamo subito a presentare il prodotto in questione. E il prodotto è questo qua, è un treppiedi dell'azienda KNF Concept e questo è un treppiedi da viaggio, nasce proprio come un treppiedi da viaggio e andiamo subito ad aprire la confezione e a vederlo insieme. Come vedete, questa è la confezione che vi arriva a casa, acquistandolo ovviamente. Ecco, abbiamo già una custodia, uno zainetto anche imbottito, all'interno ovviamente c'è il treppiedi e tra l'altro questo zainetto anche la tracolla, quindi è anche facile da pratico da trasportare e come ho detto è anche imbottita, quindi ripara il treppiedi da eventuali urti. Andiamola a vedere insieme. Apriamo appunto la sua confezione ed eccolo qua. Come vi ho detto, questo treppiedi nasce come appunto un treppiedi da viaggio. Come potete vedere è molto piccolo, per farvi un paragone è praticamente lungo quanto il mio avambraccio, come potete vedere, quindi è molto piccolo quando è chiuso, ma in realtà aperto raggiunge l'altezza di 1,30 m circa. Il peso è molto leggero, infatti pesa circa 1,2 kg, poiché è costruito in alluminio. Come ho detto prima, il punto a favore di questo treppiedi è sicuramente la praticità nel trasporto, perché come vedete, come vi ho detto, è molto piccolo. E questo grazie ai bracci di questo treppiede che hanno una rotazione di 180 gradi. Infatti, come potete vedere, questo è l'angolo di escursione e permette appunto di chiuderlo molto bene in uno spazio davvero piccolo. Quindi apriamo il treppiedi. Come potete vedere i ganci sono in metallo, sono anche abbastanza pratici da utilizzare. Una volta che la gamba si è bloccata ad un livello è abbastanza stabile, non riusciamo a sbloccarla. Per farlo dobbiamo appunto utilizzare questo tasto per permetterci di scalare al livello successivo e quindi angolare come meglio vogliamo il braccio del treppiedi. Allora, ogni gamba è composta da 5 sezioni e per sbloccare ogni sezione c'è questo sblocco a vite. Come potete vedere basta stringere per bloccare la sezione e svitare per sbloccarla. A dire il vero questo treppiedi ha delle basi piuttosto piccole, questo sicuramente non è una cosa a suo favore, ma ricordiamo l'uso di questo treppiedi che appunto è un oggetto da portare in viaggio, quindi se dobbiamo raggiungere luoghi magari impervi o viaggiare in aereo o cose del genere, sicuramente la praticità è il punto forte di questo oggetto. Andiamo a vedere la testa. Come vedete la base non ha uno sblocco rapido, ma ha questa vite che allargando riusciamo a sbloccare la piastrina dove andiamo a collocare la nostra fotocamera e per riagganciarla
adesso c'è anche la vite sotto, e basta riposizionarla e stringere nuovamente la vite apposita. La testa di questo treppiedi è una testa a sfera, come potete vedere, non so se riuscite a vederla, sbloccandola con questa vite abbiamo un'escursione davvero grande, tipica di tutte le teste a sfera. Ma la cosa importante e bella è questa fessura che vedete qui. Infatti possiamo inclinare la piastra dove appunto è collocata la nostra fotocamera in modo verticale, stringere, e quindi ci ritroveremo la fotocamera in senso verticale, ed è utilissimo per fare appunto le foto verticali e non solo quelle orizzontali. Inoltre, sbloccando questa manopola qui sotto, possiamo roteare la testa a nostro piacimento di 360 gradi. Inoltre, la testa che viene data in dotazione può essere comunque smontata completamente, sotto vi rimane la vite dove potete collocare o un'altra testa o altri accessori come, non so, softbox, flash, quello che più vi piace. Al centro abbiamo questo asse, anch'esso regolabile in due sezioni, basta sempre svitare e allungare, possiamo svitare anche quello in basso e abbassarlo ulteriormente, e questo è quanto. Però altra cosa molto interessante di questo treppiedi è la possibilità di eliminare, basta svitando qui nella parte bassa, a proposito, qui sotto abbiamo anche il gancio per poter appendere, insomma, la nostra borsa, il nostro, quello che abbiamo. Vi dicevo, la cosa interessante è questa, cioè svitando questa vite qui sotto, come vedete, possiamo sfilare, togliendo anche il gommino magari, possiamo sfilare l'asse centrale e piazzarlo, collocarlo nella parte bassa, in questo modo qua, riavvitando la vite in modo molto semplice e veloce. Come vedete, abbiamo la possibilità di avere la fotocamera nella parte bassa del treppiede e quindi avere la possibilità di fotografare anche dal basso, oppure fare delle foto macro ad esempio. Quindi questa è senz'altro un'altra bella funzione di questo treppiedi qua. Allora, in definitiva possiamo dire che questo treppiedi ci ha comunque convinti, perché come abbiamo detto, tra le qualità ci sono la leggerezza e la compattezza nel trasporto. Infatti, se adesso siete prossimi alle vacanze, sicuramente un oggetto compatto e leggero come questo può fare al caso vostro, perché insomma si colloca bene in valigia. E il prezzo è anche interessante, infatti in descrizione trovate i vari link dei vari Amazon del mondo dove poterlo acquistare, quindi scegliete il vostro Amazon e se questo oggetto vi piace acquistatelo. Io sicuramente lo utilizzerò tanto quest'estate, perché andrò in vacanza, sicuramente me lo porterò con me. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e niente, continuate a seguirci sempre sui nostri canali di Facebook, YouTube e Instagram. Quindi ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima, a presto.